Lotta dura senza paura! Allora buonasera a tutti, io vi porto la solidarietà dell'Assemblea 29 giugno di Viareggio che si occupa della strage di Viareggio del 29 giugno 2009. Dell'associazione dei familiari delle vittime Il Mondo che vorrei. Siamo venuti anche oggi qui con una delegazione, come giorni fa eravamo a Trevalcore, un altro disastro ferroviario con 17 vittime, e il 30 dicembre eravamo qui con voi a sostenervi. Noi pensiamo che la solidarietà e il sostegno siano armi fondamentali per condurre qualsiasi lotta, la vostra in difesa del posto di lavoro, la nostra sul tema della sicurezza, della verità e della giustizia. Viareggio 32 vittime di persone che stavano riposando nelle proprie abitazioni, numerosi feriti gravissimi, un quartiere distrutto. Noi ci stiamo battendo da 2 anni e mezzo perché ci sia verità e giustizia, che sia garantita la sicurezza ai lavoratori delle ferrovie, ai viaggiatori ed oggi purtroppo dobbiamo dire anche all'intera collettività. Questa battaglia non è facile, noi sappiamo che in questo paese numerose stragi come quella di Viareggio sono rimaste impunite e dimenticate. Pensiamo alla Moby Prince, dopo 20 anni 140 vittime, 0 colpevoli e dopo 20 anni andate in prescrizione. Questi sono dei tanti esempi negativi in cui si è calpestata la dignità, la verità, la giustizia e la sicurezza. Io sono Riccardo Antonini, licenziato dalle ferrovie il 7 novembre scorso. La mia colpa e il mio reato è essermi schierato a fianco dei familiari nell'incidente probatorio. Vergogna! 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 Sono stato intimidito a luglio insieme a un altro lavoratore che ha dovuto fare marcia indietro. Noi pensiamo che questa sua marcia indietro di un delegato RLS dell'incidente probatorio sia ancora più grave del mio licenziamento, perché è stato un atteggiamento intimidatorio e mafioso nei confronti di un lavoratore che si era messo a disposizione per la verità in una strage come quella di Viareggio. Credo che l'operazione di Moretti di licenziare me ed altri miei colleghi, noi li definiamo licenziamenti politici per la sicurezza, sia stata una delle tante fesserie che questo signore ha commesso in questi anni. Ha commesso, ha detto e ha fatto. Sia stato il mio licenziamento un'offesa ai familiari di Viareggio e all'intera città di Viareggio. Che sia stata una forma di intimidazione vigliacca nei confronti dei lavoratori impegnati sul tema della sicurezza e della salute in un ambiente di lavoro come le ferrovie, dove negli ultimi 4 anni sono morti 32 lavoratori, lavoratori delle ditte di appalto e lavoratori delle ferrovie. Questo vuol dire che in ferrovia ogni 52 giorni cade un nostro compagno di lavoro. È una cosa vergognosa e inaccettabile che noi dobbiamo denunciare e dobbiamo organizzarci perché ciò non avvenga più. Noi abbiamo detto sicurezza, verità e giustizia e la portiamo avanti con gli ingredienti fondamentali delle nostre lotte, che sono l'unità, la solidarietà e la mobilitazione, senza le quali non possiamo raggiungere alcun obiettivo di fronte a poteri forti, a poteri che si permettono di infangare una strage come Viareggio. Sapete cosa ha detto il dottor Moretti nell'audizione al Senato del 2 di febbraio? Che Viareggio era stato uno spiacevole episodio, una strage come quella uno spiacevole episodio. Io ho risposto dopo il mio licenziamento che il mio licenziamento è uno spiacevole episodio, perché è rimediabile e anche se non lo fosse non è la fine del mondo. Per i familiari delle vittime di Viareggio questo spiacevole episodio non è più rimediabile e per loro è stata la fine del mondo. Vergogna! Infame! Infame! Poteri forti e per i lavoratori la realtà e il senso delle parole. Noi pensiamo che per noi sia molto importante per unire le nostre forze in questa